Mi chiamo Maria e da poco ho aperto un'agenzia turistica in centro a Udine. Cerco nuovo personale da formare e inserire nella mia agenzia. Oggi farò il colloquio a Cecilia. Ho letto il suo curriculum e mi è piaciuto molto. Salve, buongiorno, come ti chiami? Salve, mi chiamo Cecilia, sono da Russia. In questo momento qui cerco il lavoro in agenzia di viaggi. Un piacere, io mi chiamo Maria. Hai già fatto questo tipo di lavoro? No, non ho lavorato in agenzia di viaggi, ma mi piacerebbe molto, vorrei provare. Va bene, quali sono i tuoi punti di forza? Sono calma, sono socievole, sono diligente, posso studiare quasi un'ora. Va bene, e quali sono i tuoi obiettivi professionali? Vorrei crescere nel campo del turismo, studiare, imparare cose nuove. Mi piace Cecilia, mi piace. E perché pensi di essere un buon candidato per questo lavoro? Viaggiare è ragione, vorrei dare queste emozioni per altre persone quando si pianificano un viaggio. Va bene, cosa ti aspetta lei di questo lavoro? Penso che in questo settore di attività è molto importante in Italia e vorrei provare qui. Voglio sapere di questo settore, vorrei crescere, studiare in questo campo. Sei una persona puntuale? Sono puntuale, sì, non mi piace essere in ritardo, ma questo può succedere quando c'è un motivo. Qualcun problema? Va bene, benissimo. E qual era il tuo compito nel lavoro precedente? Ho lavorato come programmatrice, scrivevo tanto codice, ma posso scrivere i documenti tecnici e posso preparare i compiti Benissimo, Cecilia. E altra domanda, preferisci lavorare in autonomia o in gruppo? Posso lavorare in team, posso lavorare in autonomia, per me tutto è Mi piace. Adesso c'è qualcuna domanda da farmi? Sì, ho una domanda. Quanto dura il mio periodo di prova in agenzia? Tre mesi. Dov'è il mio ufficio? L'ufficio è nel centro di Udine. Chi sarà il mio capo? E io sarei la formazione prima lo 3 mesi e dopo c'è altra persona che è a cargo. Quanto sarà il mio stipendio? 1.800 netti. Grazie, adesso valutiamo il tuo curriculum, ti chiamo dopo 3 giorni, va bene? Va bene, grazie. Grazie, grazie a lei. Buona giornata, grazie.